Ciao a tutti ragazzi, io sono FuttoCixMurri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con mio padre, Murri. E siamo qua con un grande ritorno. Questo è il periodo delle rivoluzioni, caro papà. L'ultima volta che cazzo abbiamo fatto nel video? Boh, non mi ricordo nemmeno io. Oggi si torna con un'attesissima reaction, perché stiamo per andare a guardare colui che ci ha fatto anche diventare un po' famosi nel mondo delle reaction, cioè l'unico, il vero e il solo. Che è? Young Signorino. Ah. Perché signore e signori, Young Signorino è tornato con un nuovo singolo che diciamo che non gli sta andando benissimo, Young Signorino. Stanno andando un po' di merda gli ultimi lavori. Però devo dire che ci sono tanti spunti interessanti in questo video. Il testo, la melodia, il video, che comunque piace o non piace, però sicuramente è ben fatto. Ma soprattutto in questo video si vedrà una persona molto importante nella vita di Young Signorino che tu non conosci e che oggi conoscerai. Pronto? Prontissimo. Un sacco di novità, intanto il si chiama Bevanda il video, ok? Quindi questo è molto importante da sapere. Bevanda al gusto di te. Guarda bene questa immagine, fissala in mente perché tra un po' ci torniamo. Ci sei? Ok, hai guardato tutto di questa immagine? Sì, cosa? C'è una cosa che non puoi non aver notato. La ragazza. Bevanda al gusto di te. Dopo sex, yeah. Te lo spiego perché probabilmente non hai capito cosa dice la seconda parte. Bevanda al gusto di te. Dopo il sex, yeah. Quindi bevanda al gusto di te, dopo il sesso. Tra l'altro abbiamo stoppato in una scena del crimine dove lui è tipo il cadavere. E fin qua, diciamo, l'abbiamo capito. Ti piace questo nuovo look intanto di Young Signorino? Ha dei cambi di look abbastanza... Sì, ma poi è più grazioso il viso, È vero, sembra un po' più pulito. Non so se si è aggiornato la sua lista dei tatuaggi. Al Umberto, vedi? Al caschetto? All'Umberto. Chi minchia è Umberto? A caschetto. Ah, ho capito. Ah, là comunque c'è l'albero di te, che in realtà è un bonsai. Se capisci il sesso. Salve, sono signorino col bicchiere nel piumino. Ma come ci metti un bicchiere nel piumino? Io vorrei sapere. Ma sei scemo. Scusami, ma Paolo, che si chiama Paolo. Paolo, ma come cazzo glielo metti il bicchiere nel piumino? Intanto si sta sciogliendo. Non fare così, Paolo, c'è una reaction, te ne hanno fatte tante. Rovescio bevande in giro. Rovescio bevande in giro. Parlare a me. Puoi chiamare a me. Ma solo se. Per la bevanda al gusto di te. Capito? Cioè, tu puoi parlare a me, puoi chiamare a me, ma solo se è per la bevanda al gusto te. Ti devo confessare che, onestamente, io non ho capito se con bevanda al gusto te intende con chi gioca, oppure sta parlando veramente, ha fatto una canzone sul te. Però conoscendo il soggetto, mi pare difficile che sia così banale. Cioè, ci deve essere qualcosa di nascosto. Però, cioè, che droghe sono al gusto di te? Tu che ne hai provate? No, io non ho provato niente. Niente che ti ricordi qualcosa? O magari gli piace talmente tanto il tè che è diventato una droga per lui. Lo vogliamo vedere proprio ottimista questo Young Signorino oggi, Cucino bevanda che scotta. In giro per berla che no. La devo bere per forza. Ah, c'è una cosa in più qua. Intanto cucina bevanda che scotta, che il tè quando lo fai nella tagliera è caldo. In giro per berla che noia. È una cosa che deve fare forzatamente. Infatti poi dice lo devo bere per forza, lo devo bere per forza. Che sia un medicinale invece la bevanda al gusto di tè? Per disintossicarsi. Per disintossicarsi? E chi lo sa? E soprattutto, che cosa è? Cosa c'è in quel calice che sta tenendo in mano in questo frame? Non lo sappiamo. Troppi puntini che non riescono ad unirsi. Intanto ti voglio fare una domanda, siamo quasi a metà del video. Tu hai capito chi è quella ragazza che compare nel video? Quella ragazza io l'avevo già vista. In che senso? Abbiamo fatto l'ultimo bomba o non bomba. Oh no. E
chi cazzo è? Chi sarebbe? Chi lo sa come si chiama? Cioè, una di quelle che ti ho fatto vedere? Sì. Ma che cazzo? Ma quando hai? Ma l'ho mai vista prima di questo video? Ma... prova a indovinare chi è. Boh, chi è? Non la conosco. Vuoi che te lo dica io? Sì, dimmelo. Quella ragazza è la moglie di Young Signorino. E chi se ne frega? Sempre alluvionate su. Beh, però dico, ha una famiglia, è una persona a posto. Cioè, si è messo la testa... Ah, è la moglie di Suscemo. No, è la moglie di Young Signorino, non di Suscemo. Ah, no, va a capire. Rovesciarla sopra i jeans. Foto di me. Mi lancio un bicchiere in faccia. E chi fa? No, non si dice. Non si dice. Ma che fa? Lo sapeva che gli stavo facendo la reaction. Ma, secondo me l'ha immaginato. Minchia, infatti si è pure rovesciato. Come il diavolo. Minchia, cura. Facciamo quella. Allontaniamolo. Che qua sta venendo. Si sta preoccupando la situazione. Non fidarti di me. Oh, cazzo, si fida di te con tutto il. Con tutto il rispetto. Ehi, dopo sax, dopo sax, dopo sax, ya, bevanda al gusto di te. Dopo sax, dopo sax, dopo sax, ya. Paolo, un se fanno i CGS, Paolo. Qua c'è una chiara allusione alla sfera sessuale. Yeah, ma fa spavento. In questa, cioè, se tipo tu te lo trovassi, perché è di Torino lui? Se te lo trovassi davanti. Tra l'altro, Nicolò l'altro giorno mi mandò una foto con l'incocciato. Che l'ha incocciato tipo al bar. Che si stava mangiando un cornetto. Cazzo, dobbiamo incontrarci, Young Signorino. Prima o poi dobbiamo fare un video insieme. Bevendo a gusto di te. Ehi. Dopo sex, dopo sex, dopo sex, yeah. Bevendo a gusto di te. Tutto uguale, però. Dopo sex, yeah. Per me no, non mi chiamare. Che cazzo ha detto qua? Per me no, non mi chiamare. Ha degli occhi appiccicati in faccia. Cosa vorrà dire? Che ha tutti gli occhi addosso perché è troppo... troppo forte. È diciamo, nell'occhio del ciclone. Non mi chiamare frate, questa bevanda fa girare. Questo è il nuovo disco che ha fatto. Questo è il nuovo singolo, non so se ha fatto un disco. Sì. Ma sta alluvionato e chi ha salito, casa accattano, coso? No, non è che è il disco che ha venduto, non è come i tuoi tempi. Il nuovo singolo vuol dire la nuova canzone. Che ha caricato su YouTube momentaneamente. Ah, ha caricato. Però fa dei live, quindi comunque la gente va a vederlo ai live. La gente va a vederlo. E pagano magari il biglietto. Un cacchietto che è gratis. Mi. Visto, secondo me al prossimo concerto dovremmo andarci. Pusherla potete. Ci andiamo. No, non me la puoi portare via. Rido sotto i baffi, hihi, no, non me la puoi portare via. In tutte le piazze di Scampia. Bevanda al gusto di te in tutte le piazze di Scampia. Ci rimetti in dubbio. Ora che cos'è? Una cosa per disintossicarti o una droga? Nelle piazze di Scampia può essere mai una cosa per disintossicarsi? No, difficile. Scusa, ce le spieghi ste canzoni anziché fare ste cose amletiche. Ora preparati, Vicky, c'è una scena abbastanza fortina. Prepariamoci. Preparato io sono. Comunque questa è la moglie. Normale però la moglie, scusami, non ha niente. No, bevando al gusto di te, bevando al gusto di io. Bevando al gusto di te, bevando al gusto di io. Che schifo. E non te l'ho bloccato così, ti ci immedesimavi bello, bello completo. Porca, porca. Che sta succedendo? Minchia, è entrato nella fase psicotica qua, Inizia il suo trip incredibile. Ti sta piacendo, Vicky? Ti sei? Te capi, è finito, eccezionale. Allora, prima dei tuoi ovvi commenti che già mi aspetto, c'è stato comunque un cambiamento. È da riconoscere. Dalla padella alla brace. Però intanto abbiamo visto la moglie, il che significa che già vorrà dire qualcosa, no? Se fa vedere la moglie. Sì, sì, sì. Il testo diciamo che non è cambiato molto, ma
Non lo so, aiutami. Che cosa ti sembra cambiato in questo Young Signorino? Niente. Non ci vediamo nemmeno un barlume di speranza. È perso totale. Io vorrei provare a risollevarlo, però qua è un pochettino difficile la cosa. Tra l'altro Top Comment la voglio come pubblicità dell'estate durante i cartoni animati. Effettivamente, se solo guardo un bambino penso traumatizzato a vita. Va bene ragazzi, direi che per questa reaction possa essere tutto. È stata breve e indolore. Un saluto sempre a Young Signorino, che pensa queste perle. Comunque guarda che i like, ti ricordi che nella prima canzone i like tipo avevano sovrastato i dislike? Scusami, al contrario, i dislike avevano... Invece qua i mi piace sono di più. E chi se ne frega? Non ce ne fotte niente, dopo lo metti sta mio padre. Se volete una nuova reaction lasciate 25.000 mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, forse. Forse. Ah.